Si è da poco conclusa la prima fase di un progetto condiviso tra il Galles Carton Valli Valdesi e quello catalano di Alturgel Sardegna, che ha visto 5 giovani italiani e 5 catalani impegnati in un progetto formativo sulla progettazione partecipata nelle aree rurali. Carlo Salot, animatore del Galles Carton Valli Valdesi, ci ha spiegato il contesto in cui si colloca il progetto. Come GAL abbiamo deciso di partecipare appunto ad un progetto Erasmus, Key Action 2, proprio per cercare di entrare in contatto con i giovani del territorio e anche al di fuori del territorio. Questo da una parte per cercare di permettere loro di conoscere meglio il lavoro del GAL e come questo funziona, e dall'altra parte capire che all'interno dello sviluppo territoriale ci sono delle opportunità lavorative che potrebbero anche non essere ancora note. Quindi abbiamo deciso di mettere insieme questo progetto Erasmus Plus in collaborazione con un GAL catalano, il CAUC, nel territorio della Seu d'Urgell, proprio per cercare di avvicinare i giovani alle politiche di sviluppo territoriale dell'Unione Europea. Nella settimana trascorsa in Valpellice ai partecipanti è stata proposta un'introduzione ai fondi europei, al lavoro del GAL di sviluppo locale, anche in dialogo con amministratori locali e imprenditori. L'obiettivo di questa settimana è appunto l'animazione territoriale, che di fatto vuol dire cercare di comprendere cosa il territorio ha da portare, cosa offre, quali sono le sue ricchezze, quali sono le dinamiche territoriali e cercare di inserirle in una strategia di azione, in una modalità operativa. Siamo stati in giro per il territorio, abbiamo conosciuto alcune delle persone che lo vivono, sia imprenditori sia sindaci, abbiamo esplorato un po' quello che il GAL ha fatto nel corso delle ultime programmazioni e cercato appunto di individuare quali fossero punti di forza, punti di debolezza, esperienze interessanti, proprio per cercare di far emergere da una parte qual è il ruolo che il GAL può avere in questi contesti, quindi di facilitazione, di sintesi, di strutturazione strategica, diciamo, e dall'altra parte per permettere loro di toccare con mano le esperienze virtuose e anche meno virtuose che il nostro territorio raccoglie. E naturalmente abbiamo voluto sentire anche alcuni dei partecipanti ai quali abbiamo domandato quali siano le motivazioni che li hanno spinti a partecipare a questa esperienza e il bilancio di queste giornate formative. Io mi sono laureato in relazioni internazionali e dal prossimo anno studierò appunto gestione dei territori e sviluppo locale. Relazioni internazionali e sviluppo locale possono sembrare due cose completamente slegate tra di loro. In realtà durante i miei studi mi sono accorto che sono due cose in realtà complementari. Questo progetto quindi calzava perfettamente con i miei interessi proprio per questa ragione, perché appunto mi permetterà sicuramente di mettere un po' le mani in pasta in quello che è lo sviluppo locale, in quello che sono le sue strategie e in tutto il lavoro che c'è dietro questo mondo, quindi nella ricerca di quelle soluzioni alle sfide globali del mondo di oggi. Sicuramente quello che mi porta a casa da questa prima settimana è sicuramente l'aver conosciuto nuove persone, nuova gente, soprattutto ragazzi giovani come me, con la stessa voglia di fare, di magari anche riuscire a cambiare le cose in un certo senso. E questo credo che sia una delle principali aspettative che avevo quando sono arrivata qua, e credo di aver raggiunto questo obiettivo anche con l'idea di creare qualcosa, un legame, un network di conoscenze e abilità che mi porterò oltre questa esperienza, quindi anche la possibilità di poter collaborare una volta che questa esperienza sarà terminata, chissà.